cose molto importanti. Ricordo di Antonio De Fazio, che chiaramente non si esaurisce con questa cerimonia, è qualcosa che durerà e ormai segnerà il cammino dei Vigili del Fuoco di Avellino da qui in avanti. E la donazione di questo presepe, che è stata una cosa pensata ovviamente un po' di mesi fa, elaborata dal nostro artista, ce l'abbiamo in casa, veramente una persona capace di realizzare queste opere, il caposquadra di Vinola, e che con tutto il cuore noi tutti abbiamo voluto donare alla chiesa, che ormai è il terzo anno che ci ospita all'interno di questa struttura e che chiaramente rende ancora più suggestiva la celebrazione della nostra Santa Barbara. Ci sono anche altri momenti che man mano si svilupperanno nei prossimi giorni. Avremo per esempio il 16 dicembre una cerimonia in caserma intanto per la celebrazione del precetto natalizio e con l'occasione anche per consegnare ulteriori benemerenze al personale e diciamo anche quest'ultima cosa per presentare il nostro calendario del comando di Avellino, che quest'anno è veramente una cosa pregevole, poi chi avrà modo di vederlo se ne potrà rendere conto, senza dimenticare naturalmente quello che faremo nella giornata dell'Epifania. Andremo in giro, in particolare ci soffermeremo nel reparto pediatrico dell'ospedale Moscati per regalare dei doni ai bambini ricoverati. Quest'anno abbiamo svolto sul piano operativo 6.500 anche più interventi, è stata un'annata abbastanza impegnativa, abbiamo operato, come ho detto poco fa, non solo in provincia, anche fuori siamo stati chiamati a intervenire e chiaramente di questo siamo soddisfatti, ci farebbe piacere fare meno interventi, significa che la gente ha meno bisogno di noi e vuol dire che non ci sono situazioni di particolare rischio ed emergenze, però i Vigili del Fuoco esistono per questo e noi quindi quando veniamo chiamati a soccorrere qualcuno che è in difficoltà lo facciamo sempre con senso del dovere e con quello spirito che ci contraddistingue, senza il quale non potremmo riuscire ad operare. Dunque io citerei l'intervento nel Sannio, ma non trascurerei l'intervento che abbiamo effettuato anche in provincia di Reggio Calabria, dove successivamente c'è stata un'altra emergenza alluvione e dove abbiamo operato per più di una settimana con una sezione operativa composta da 9 unità che assieme ad altri provenienti da altre province e regioni d'Italia hanno concorso a risollevare un po' le sorti di quella provincia disastrata dall'alluvione. Il nostro organico ancora lamenta delle carenze, però devo dire a onor del vero che nel corso di quest'anno abbiamo avuto qualche incremento di unità nei ruoli che in qualche modo sono fondamentali per lo svolgimento dell'attività di soccorso. Qualcosa l'abbiamo fatta anche noi, ci siamo impegnati a formare delle qualifiche necessarie per poter svolgere adeguatamente l'attività di soccorso e un po' la nostra amministrazione centrale, un po' noi, cerchiamo anche di sopperire a quelle che sono delle carenze che probabilmente dovranno essere colmate nei prossimi anni.